Buongiorno e bentornati a Cucinema. Fa caldo, tanto, e noi non ci sottrarremo però al piacere del buon cibo, perché oggi si cucinerà e si cucinerà bene. Si cucinerà grazie a due amici che sono venuti a trovarci, ma li introduce Armando Centore, che è stato anche l'autore Maurizio. Grazie Antonio, buongiorno ai nostri telespettatori, ai nostri cucino spettatori. Sono queste parnanzine che vedete, praticamente sono un omaggio di Maurizio di Fantasia Pubblicità di Sant'Atto, che ringraziamo. Ma andiamo subito nel merito della trasmissione, presentando Simone e Carmine del ristorante Borgo Antico. Dicevi tu Antonio prima. Dicevo Antonio, perché il Borgo è antico, ma il ristorante è nuovo. Il ristorante è nuovo. Da poco, si trova in via zona Sant'Anna, via Getulio, vero? Via Getulio, angolo via Petruzio. Benissimo, quindi che dite? Il cuore di Teramo, insomma. Sì, è proprio il cuore di Teramo, quindi per un pranzo frugale, una cena rilassante proprio nel centro storico della città. Simone, sì. Che cosa ci vogliamo iniziare a preparare? Allora, che dici? Oggi, il menù del giorno, con il tortellone dello chef, preparato con all'interno del stracchino, della robbiola, delle zucchine trifolate, dei funghi. All'esterno usiamo della panna fresca, dello speck e funghi. Benissimo, piatto leggerissimo. Un piatto decisamente. Potete alternare il riso o il tortellone. Un prestivo. Esatto, prestivo. D'accordo ragazzi, cominciamo a tagliare. Prego chef. Intanto mentre siamo in lavoro noi parliamo di cose. Come nasce questa esperienza del Borgo Antico? Beh, nasce in pratica dalla voglia di mettersi in proprio, dopo varie esperienze relative in altri ristoranti, e di sperimentare. Voi siete conosciuti strada facendo, insomma. Sì, abbiamo già collaborato insieme in altri ristoranti. E niente, c'è stato sempre, sin da subito, un ottimo rapporto con Simone, che oltre ad essere il cuoco del ristorante Borgo Antico, è anche mio socio. Quindi siete voi due, insomma. Sì. Gestiamo. È una bella azione di coraggio anche, perché in un momento come questo. In questo momento particolarmente sì. Però ci vuole il coraggio. Ma sì, no? Nella vita bisogna. Ha fatto un aiuto agli audaci. Io stavo notando, Armando, che la pannanzina un po' mi ingrossa, non questo che non sia piccola. No, sai cos'è? È il bianco. Infatti gli avevo detto il nero, però diceva no, ma il bianco è più bello, si vede di più, eccolo là. Facciamo l'effetto fornaio. Scherziamo naturalmente, ma insomma, Armando, tra l'altro c'è una serie di saluti che deve fare. Sì, sì, mo li faremo durante la trasmissione, di gente insomma che mi ha incontrato in giro, con cui ci siamo incontrati, e ha detto come state lì a preparare, a mangiare soprattutto, ad assaggiare tutti questi piatti eccezionali dei nostri cuochi teramani. E quindi sì, inizierei, vorrei salutare intanto un amico, il dottor Foglia Roldano, che so che ci sta seguendo, ha subito un piccolo intervento, lo saluto, e anche perché è un ottimo buon gustaio, quindi rimettiti in forma subito, che cominceremo a inviteremo per un pranzo a Borgo Antico. mi sembra giusto, assolutamente sì. Poi ringrazio sì Sabrina e Laura, che saluto, tutti del reparto ospedaliero. Stamattina sono stato a fare un controllo, quindi ho incontrato parecchia gente, e tutti i medici e gli infermieri del reparto di oncologia dell'ospedale di Teramo. Saluto tutti, buon appetito, e organizziamo un pranzo insieme, così insomma si sta meglio che in cucina davanti a un buon piatto, vero? Si sta decisamente meglio. E poi a tavola non si invecchia, si dice, no? E allora non saremo eternamente giovani. Evergreen, sempre verdi. Vabbè, stamattina leggevo su Facebook uno che aveva postato, dice, sai, il sesso allunga la vita, dice, rendimi immortale. Quindi tra cucina e sesso, che poi c'è un connubio anche molto, molto forte, oltre ad essere due piaceri importanti della vita, però diciamo, proprio in cucina si dice che si fa l'amore come si mangia, è vero, anche quindi noi da veri, è vorace, quindi noi per le donne che ci ascoltano, da ottimi buon gustai, siamo insomma siamo vorace, buon gustai, d'accordo. Allora, che abbiamo messo oggi proprio zucchine, funghi, quasi tutto. Simone invece ha già messo la zucchina al tripolo. Sì, poi ti lasci andare, devi appassire del tutto. Sì, appassire. La zucchina è una di quelle cose che a me fanno pazzesco. Io non mangio anche cose con quella zucchina. La pasta per esempio saltata, quella zucchina col coso è. Clofec l'abbiamo messo. Dice regia, ci dobbiamo spostare un po' più in qua. Sì, un pochino. Sì. Ecco qui, vediamo intanto fatti vedere anche un pochino. Le fanno in basso? Quindi
Qui abbiamo proprio davanti a me un'impastatrice, abbiamo portato Carmine proprio perché sarà pasta fresca, mi dicevi, vero? Pasta all'uovo. Pasta all'uovo fresca, creata da Simone, quindi fatta in diretta. Tortellone, è vero, è vero. Sì, nel piatto. Ne servi due, tre per piatto, quanti ne servi? Due è una porzione più che abbondante. Ok. Quindi vedrete insomma che è il tortellone. Oggi ne faremo 65. Quindi Simone cucinerà fino alle 7:30 di stasera. Quanto ci vuole a fare il tortellone, Simone? Il tortellone è molto impegnativo, l'impasto è molto impegnativo perché l'abbinamento deve essere giusto tra stracchino e robbiola all'interno, perché se l'abbinamento non è giusto, il tortellone può, il gusto all'interno può essere più stracchino, troppo forte stracchino, se c'è troppo robbiola. Deve essere equilibrato. Quindi equilibrato, va dimensionato le, diciamo, le... E tu la pasta la fai sempre? Te la fai sempre? Tutti i giorni. Beh, è una bella scelta, insomma, anche un bel impegno. E tra l'altro si sente poi nel gusto, lasciatevelo dire. Io l'ho provato quasi per caso, no? Perché venivo un giorno con i colleghi della redazione e assaggiai appunto il tortellone, devo dire che è folgorante. Anche se adesso con la dieta non lo dovrei mangiare, però un tortellone mignon, un tortellino così dello chef, un assaggino. Un assaggino. La canzone di Simone, va bene da lui. Sì, la potete provare solo a Borgo Antico. Beh, ma lo chef comunque, diciamo, di sua proprio particolarità deve essere un po' quello anche che prova e inventa nuove ricette, nuovi piatti, vero Simone? Sì. Diciamo, il bello della cucina è anche quello, credo, vero? Creare nuovi piatti, sempre nuove emozioni, cucine, nuovi metodi di cottura. Quello è bello del cuoco, lo chef. E tanto quello che devo... pensare nuovi piatti, sempre... Infatti. Quello che voglio dire è che a Borgo Antico si respira un'atmosfera veramente particolare, io lo consiglio ai nostri amici, perché siete riusciti a creare un luogo nel quale si sta bene, non c'è la luce molto forte, è rilassante, si mangia in intimità, anche se c'è altra gente, è veramente un posto dell'anima, insomma è un posto dove si può stare, al di là dei sapori che sono speciali, però è un posto dove si sta bene anche come, come ambiente, come l'ambientazione, magari la sedia scomoda, le nuove tendenze, sai, magari di arredamento, con i tavoli bassi o alti, i bicchieri improponibili, è tutto esattamente come dovrebbe essere. Così come dovrebbe essere Piero Baldassarri, regia, che indica che è arrivato il momento della dobbiamo... Va benissimo. Ci fermiamo un attimo. A tra poco. Allora, grazie, è stato bellissimo, abbiamo mangiato, noi siamo contenti. Oggi è una giornata di cazzeggi, non so perché, ma... È così, sarà l'aria estiva, l'estate che arriva, sarà questi profumi inebrianti, la zucchina che veramente... Sarà che rispetto alla settimana scorsa sono un anno più vecchio. È vero. Ha anche il compleanno, quindi è vero, ormai sarà arrivato. Auguri. Non è perso, grazie. Quindi dicevamo adesso mettiamo i funghi. Siamo a trifolare le zucchine. Sì, ora ho messo a trifolare i funghi perché sono due tipi di cotture separate. Perfetto. La pasta, però, sì. Ora iniziamo a preparare. Andiamo allora. Con il nostro pastificio. Ok, d'accordo. Allora. La pasta all'uovo è un impasto semplice, con la farina, con della semola, con del sale e con delle uova. Allora, l'impasto. Sì, uova fresche. Allora, l'impasto viene preparato con 800 g di farina, 200 g di semola, 8 uova. L'impasto per quante persone? All'incirca escono 10 tortelloni. Quindi 5 porzioni. Sì, perché il nostro tortellone è molto... Io lo preparo molto grande, a forma di cuore. Ma non è un solo, di solito il tortellone viene stretto. E certo. Io la differenza mia non è un tortellone normale, a forma di cuore. Bello. Iniziamo con... Andiamo. Quindi farina. Sì, allora. Della farina. Farina. Portati pure il robottone. Per chi sa, tanto a casa oramai quasi tutti ce l'hanno, altrimenti insomma si fa mano. Si può fare anche l'impasto manuale. Oggi vedo anche un'ottima bottiglia di vino che accompagnerà i nostri pianti, Tipica delle colline teramane. Poi lo presentiamo, certo. Ma vogliamo anche aprire, Carmine, che dici? Lo vogliamo aprire? Pensi anche perché deve un po' ossigenarsi? Tutti i vini... È vero? Vino rosso è importante. Tutti i vini importanti hanno bisogno in pratica di un tempo di ossigenazione che può variare dalla mezz'ora a un'ora almeno. Allora, la prendiamo. Prego. Vai. Perché si mischi la semola pure con la tavola? Perché l'impasto, se ci metti la semola, rimane sempre più duro. Rimane sempre la stessa cosa. Normalmente? Sì. In tutte le parti si trova la semola. E
che proporzione dicevi? Quindi 800 di farina e 200 grammi di semola. Sì. Mettiamo del sale. La nostra cucina organizzatissima. Vediamo i tecnici che sicuramente. Ecco il capataz, eccoli qua, tutto qui. C'è. Forse. C'era. Detto che c'è il vaso, assicurato che c'era il cavatappi. Io mi sono pensato alla cucchiarella, ma non c'è una cosa. La cucchiarella perduta. Il cassetto di sotto? Può essere? No, spezzalo con i denti, Carmine. Arriva. No, questa è una cosa. Lo troveremo. E questo è il lavato delle famiglie? Sì, abbiamo già dato un'occhiata, gliela ridò però per sicurezza. Sul piano. No. No, solo posate. Lo troveremo adesso nel prossimo. Intervallo pubblicitario. Intanto qui il nostro impastatore. Sì. Dove sta però? C'era. Questi piatti che prepariamo sono. Che difficoltà, Simone? Sono difficili. Prego. Molto, no. Media difficoltà, difficoltà, sì. Media preparazione. Sì. D'accordo. No, diciamo che sono un po' di impegno. Si riesce a sì. Fare per i nostri massai, sì. Perché i prodotti che utilizziamo sono oltre ad essere freschi, anche di facile reperibilità. Sono le zucchine che sono di stagione, i funghi che più o meno si trovano nell'arco di un anno sempre. E robbiolo e serafino ormai in qualsiasi tipo di supermercato lo possiamo trovare. Funghi, d'altro ho visto champignon, non porcini. No, perché il porcino tende in pratica a rendere il piatto un po' più pesante, un po' troppo forte come sapore. Invece, il tortellone invece che proponiamo noi al Borgo Antico ha una sfumatura di sapore molto equilibrata tra i vari ingredienti, di conseguenza non viene appesantito troppo con la panna. Essendo un piatto abbastanza elaborato, quindi avendo in pratica più prodotti per la sua realizzazione, abbiamo preferito non utilizzare il porcino. Tenerlo un pochino più leggero. Sì, e sicuramente più leggero, perché altrimenti aggiungendo in pratica 4-5 tipi di prodotto insieme. Certo. Il rischio che diventi un pochino più pesante c'è. Io poi ha molto di più lo champignon, quel sapore. Invece il sapore dei porcini, ma mi piace il porcino che è mollo. Io preferisco mangiare il porcino, comunque prepararlo soltanto con pochi ingredienti. Cioè. Insalata così a crudo magari, cioè queste cose buonissime. Così è buono, che rimane tutto. Allora Simone sta impastando. Tanto non dobbiamo dimenticare di salutare Anna, Armando, che è vero, Annissima, assolutamente sì, che ci manda sempre messaggi fine trasmissione facendoci complimenti. Noi li ricambiamo ad Annissima. Controlla bene Anna come stanno preparando, perché poi ti chiederemo di rifarli, quindi mi raccomando, non perdere un passaggio. Simone, comunque, l'ultima botta a mano, giustamente, è vero, giustamente ci serve e ci sta. Ho visto che ho usato, tra l'altro, le uova a pasta gialla. Sì. Perché questo? Perché proprio dando il colore anche alla pasta, proprio per una questione. Allora, con le uova a pasta bianca. L'impasto viene bianco, a me, non, come a me personale, non piace tanto. Diciamo tanto che è una funzione sia estetica che. Che io sono d'accordo, la pasta è gialla. Certo. Ok, vero. Allora, l'impasto deve essere più liscio possibile, perché se no non viene però come deve essere. Va impastato bene, diciamo. Sì. Sì, sì. Ok. Francesca, ci siamo, è pronto. Le muscoli ci vogliono. Le nostre massaie, insomma, cucina, sono assolutamente. Non vuoi veramente fantastico. Allora. Veramente. Lo prendi io, no? No, lo prendo io, non ti preoccupare. Allora, iniziamo la preparazione del tortellone. Allora, ecco. Prima mettiamo. Senti, lo possiamo togliere? Sì, Simone, no, così lasciamo. No, non serve per la sfoglia. Allora, ok, sì, allora dopo. Dopo che hai fatto la sfoglia lo togliamo. Mescoliamo. Campo fai tutte le mattine, dico. Sì, sì, tutte le mattine. Allora, mescoliamo la robbiola all'interno e lo stracchino. Facciamo. In che proporzioni questo? Allora, quello è importante di questo piatto, la difficoltà di questo piatto, perché l'abbinamento dello stracchino e della robbiola deve essere uniforme, deve essere uguale, perché se no i sapori non ridanno, perciò il piatto non può essere rifatto, solo io lo posso fare perché bravo, è vero, il piatto lo posso fare, tutti lo posso fare così, fate qua, lo faccio io, punto. Sono un però
diciamo che uno vuole provarci. Sì. Diamogli l'indicazione, poi si esce che sa più di robbiola. Questo è normale se lo mangerà come viene. In proporzione, però, diciamo per 5 tortelloni. Per 10 tortelloni. Per 10 tortelloni si può. Uno stracchino e una robbiola. Stracchino e una robbiola. Ok. In genere sono già confezionati. Benissimo. Un cubetto di robbiola. Bene, bene. Poi bene che dei gusti personali, uno aggiusta, magari, sai, no? Si sì, chiama. Sì, sì. Mi è piaciuto proprio. E basta. Questo poi lo passi, no? Lascio così. No, lo lascio così. Io lo, non lo passo. No, consistente, rimane quindi un ripieno abbastanza almeno consistente. Almeno 3 volte già non me ne ho mai accorto che c'erano le zucchine. Vedete, certo, questo bene. Complimenti. Ma lo sai che è un problema un po' di tutti, che mangiamo tante volte senza renderci conto di quelli degli ingredienti. Infatti, secondo me, è molto importante in un ristorante la presentazione. Certo. Eh? Che poi faremo. Quindi no, sinceramente, i funghi l'avevo sentito, i formaggi, c'è tutto. Mettiamo un po' di farina, se un no po' di farina, l'impasto facciamo, ok. Lo stendiamo prima un po' a mano. Allora. Sì, per te non ne vai come. Sì. Ma diciamo che noi abbiamo un menù molto vario, un ristorante almeno 12 primi. Di questi, allora, di quelli che riassumiamo. A uno? Sì, poi lo facciamo. Assolutamente. Più, sempre più sottile. Più sottile, eh? Okay. Scusate, io adesso sono affascinato dalla stessa. Abbiamo paura che ci picchia. L'impasto va sempre incrociato, perché l'impasto va incrociato, eh? Sì. Ok. Perché va incrociato? Poi ti comincia a fare domande perché tecniche, Perché se no l'impasto va incrociato, perché se viene, rimane più liscio all'esterno. Okay. Quindi si lavora meglio, diciamo, sì. Si lavora meglio la pasta. Ok. Ora passiamo a due. Sembra una cosa affascinante. Alla fine lo passiamo a 4. E adesso esce praticamente la sfoglia per fare il tortello, quella che utilizzeremo noi per il nostro mister radiovole. Due altri numeri più fino alla sfoglia. Ok. Sì. Allora, prepariamo un rettangolare. La misura è in circa questa. Diciamo sì, un rettangolo, quasi un quadrato, sì. Diciamo com'è. Allora, mettiamo il ripieno. Io inquadro sempre le misure come formati pubblicitari del giornale. Infatti, mo stava guardando, sembra, capito? Sì, un rettangolo. La junior page del quotidiano La Città. Deformazione professionale, direttore, non me ne vogliate, Simone. Okay. Non me ne vogliate. Quello, proprio. Non me ne vogliate. Allora, chiudiamo il rettangolo. È importante che lo chiudiamo bene, se no in fase di cottura si apre. Si apre, ok, quindi importantissima la chiusura. Cosa faccio? Ho visto fare. Sì. Mi sembra sempre facile. No, non lo è per niente. Bene, ho le file. Questa è perché si spreca sta pasta che togli, no. Si va nel impasto, sì. Bellissimo. Una boccettina proprio. Sì. Lo prende. Sì, diventa un tortellone a forma di cuore. Che bello. A forma di cuore. Poi lo facciamo vedere perché è veramente a forma di bello cuore. Da vedersi. Non è il solito tortellone, perché il solito tortellone va fatto così, va piegato all'interno così. Ah. Io mio tortellone non è il solito tortellone, lo faccio un po' più largo a forma di cuore, perché il vero tortellone va stretto. Ok, tu non ce lo allarghi e gli dai questa forma, come mai? A forma di cuore? L'amore per la cucina? Forse, forse è quella passione per la cucina. O l'amore per qualche donna che è venuta e ci ha lasciato il cuore. No, forse. È passato la fidanzata? No. Si è rifidanzata? No. Non lo sai. Eccolo qua. In cucina, con Gandio, succedono delle cose, insomma, è proprio. Vabbè, allora, il tortellone è pronto. Lasciamo stare la fantasia. Non si può fidanzare con la cameriera. No. Allora, proprio di no. Ok. Poi iniziamo con la preparazione della salsa per il tortellone. Allora. Ne facciamo le due, soli, no? Facciamo altre due. Beh, facciamo. Anche tu sai, qua non ci fanno prigionieri, capito? Regia, poi assaggiano, sennò sì. Ci ammazzano. Facciamo via, Armando. Io dico sì, io altri due, io ne farei altri quattro. Facciamo altri quattro. Altri quattro, Simone, se non ti crea disagio, che noi ne assaggiamo, facciamo metà per uno, no? Insomma, perché i nostri amici tecnici, se no giustamente facciamo le 20. Siamo tutti. Ma dai. Guarda, tu mentre per il secondo io poi impasto, mi metto in pasta, faccio un altro chilo di farina, altre 8 uova. Tra l'altro non so se siamo già al momento della seconda umidità, vedo se mi comporta.
vertice Pietro, la regia, ci siamo. Allora, sì, quando torneremo avremo impastato quasi tutto. Noi intanto siamo qui, impastiamo di brutto. Eccoci, altri due tortelloni sono stati fatti, ma abbiamo già detto a Simone, facciamo un'altra due cose, ma esageriamo, lo porteremo fino a 20 tortelloni. Intanto lo stai preparando la salsa. Sì. Sì. Allora. Che si fa quindi con? Con, allora, un trito di cipolla, dei funghi trifolati, dello speck e della panna fresca. Perfetto. Insomma. Aspetta, questo così. Si è acceso? Eccolo. Questo dico sempre, è ostile. Questo qua sopra. Okay. È una cucina intelligente. Se il piatto gli aggrada, ok, si accende, risponde ai comandi. Un piatto che gli dà un pochino di dell'olio. Non c'hanno un passaggio in forno questi? Questo. No. No. Mettiamo della cipolla. Perfetto. E se no soffriggio. E facciamo un soffrittino. Sì. Tanto visto che è stata la padella già dei funghi, così sì, riprende anche gli umori. I sapori. Giustamente. E nella salsa però non c'è la zucchina? No. No. C'è dello speck. Perché lo speck? Ecco qua. Perché io con la zucchina, all'interno della zucchina c'è la zucchina. Lo speck è un abbinamento molto giusto per con la zucchina, perché è affumicato. Molto forte, abbinamento zucchina, speck è molto... Un buon abbinamento, dolce, diciamo. Quindi, sì. Sì, infatti. Ok. Tanto le cipolle stanno andando. Sì. Va bene. Mettiamo... i funghi, mettiamo lo speck tagliato a julienne, molto sottile, e via. Questo è semplice. Facciamolo trifolare. Sì. Qui speck e funghi. Questo passaggio sì, è abbastanza tranquillo, diciamo. È più facile questo. Sì. Per un cuoco sì. Per me un po' meno. Ma aspettavo una risposta di Simone, no, questo lo posso fare solo io. Insomma, non c'è. No, ma è bello comunque, perché la padronanza, dire comunque no, il piatto lo so fare io, cioè come lo faccio io, non lo fa nessun altro, è importante perché ti dà veramente la sicurezza della qualità di quello che stai preparando, sì. Ed è molto bello. Facciamo un altro po' di trifolare. Perfetto. Tra un po' aggiungiamo della panna fresca. Un po' fresca. Di latte? No, panna, panna fresca. Ah, panna fresca. Panna la differenza fresca. Che la panna fresca, il latte, la panna fresca in caso di cottura, quando bolle diventa tipo crema. Se usiamo la panna a lunga conservazione, questo effetto non lo fa come deve essere. Quindi panna fresca? Sì. Sì, perché è già più solida. Okay. Quindi no? È una percentuale di grasso maggiore. Sì. Esatto. È più buona quella fresca, comunque. Sì, diciamo. Sì, è un altro tipo... E cazzo si trova anche facilmente, non è difficile trovare. Nei supermercati adesso si trovano confezioni un po' più piccole rispetto a quelle che si utilizzano che normalmente per la ristorazione. Però c'è. Quanta ce ne mettiamo, Simone? Allora, un bicchiere? Un bicchiere, circa quello. Per fare una confezione un litro ce ne escono 8-9 tortelloni, 9 porzioni. Ce ne mettiamo cubi? Quanto sì, basta? Sì. Facciamo in cottura, tra un po' possiamo mettere in cottura il tortellone, perché il tortellone mettiamo del sale. Io non voglio essere scostumato, ma che dici se ne facciamo un'altra due di tortelloni? Ce la facciamo? Sì, no, più che altro veramente per i nostri operatori, perché alla fine insomma... Allora inizio a preparare altri due tortelloni. Dai. Così, allora se non avete visto bene prima... Attenzione, si ripreparano altri due tortelloni. Io l'ho fatto anche per i nostri. Anche perché potremmo farlo anche noi, ma siccome lo può fare solo lui. No, io sto qua, no. Lo deve fare lui per forza. Assolutamente. Io vedi, mi sono tirato qua, non mi sono messo. Manco a Simo, ti serve una mano. Perché questo la mano mi serve, la mette dentro all'impastamento. No. Fammi stare calmo, tranquillo. No, che poi c'è tutto l'impasto fatto. Vero? Il ripieno, cioè. Beh. La marcia. È bello, guarda, il passaggio della pasta che si allunga è sempre evocativo, no? Mamme che cucina, è vero. Certo. Cioè, la pasta fatta in casa, c'era quella a mano che nonna mi costruiva, sì, a girare. A girare, per fare le sagnette, perché nella sanese, le cucine le chiamano sagnette. A proposito di piatti della tradizione, vuoi far tutto? Sì. La chitarra, chitarra della mano,
chitarrina con un ragù d'agnello. Diciamo che abbiamo un menù all'interno del ristorante sia di tipo tradizionale che innovativo. Mm-hmm. Nel senso che poi... chiede di più, Carmine, la gente? Beh, diciamo in proporzione, diciamo uno viene... Qui mi viene un po' da ridere perché, perché abbiamo creato un menù di 12-14 primi. Su 10 primi ne vendiamo 6 tortelloni. Due gnocchettini, veramente? Con Dadino e uno spazio degli altri. Diciamo che il tortellone viaggia sul 60-70%. Benissimo, quindi è quello più... Il piatto simbolo, piatto assolutamente. Che la gente preferisce di più. Intanto abbiamo aperto questa bottiglia, Carmine, vogliamo dare due indicazioni. Quindi abbiniamo a questi piatti di oggi, al tortellone, sì, al filetto. Questo è un Oinos. Un Oinos di... Cantina San Lorenzo. Cantina San Lorenzo. E... va aperto almeno 40 minuti prima. Benissimo, quindi ci siamo. La mescita va fatta in pratica a temperatura ambiente. Bene. E diciamo che un buon abbinamento, dovendo trovare un giusto equilibrio sia tra il tortellone che il filetto che avremo più tardi. È forte come vino, è un vino impegnato, importante, Montepulciano. È importante in quanto ha una gradazione alcolica che viaggia intorno ai 14 gradi. Quindi un buon rosso. Sì, un buonissimo rosso. Cominciamo la cottura dei tortelloni. Benissimo, e questo è il momento quasi che mi piace di più, che significa che tra pochi minuti siamo pronti. Quanto non lo vuoi? Un 8-10 minuti deve essere la cottura. Un 10 minuti circa la cottura. Poi l'impasto avete spesso, insomma. Vabbè, c'è tempo di farne altri 10, tanto che... Sì. Lo vogliamo togliere? Sì. Questo è, che sì, dite, sì. Così lasciamo più spazio, stacchiamo... Così lasciamo più spazio anche agli operatori, anche un po' la presentazione dei piatti. Almeno questo posso fare, Simone? Sì, sì. Posso togliere questo? Eccoci qua, mi sposto un attimo. Basta, possiamo metterlo in drone. Quando esce dallo schermo e va al TG? Sì. Questo è dal telegiornale armato che ora torna. Tutto. Ed eccoci tornati in cucina, questa news di Cucinema di oggi, giovedì. Diamo una pulita, l'importante del cuoco è essere sempre pulito. Quello che dico sempre io, che faccio sempre io, come dicevi tanto, quando cucini anche un primo, insomma, 20 pentole, 15 contenitori. No, forte brigata. Tutte le pentole possibili, questo mi può servire, questo ci metto qui, questo è una cosa incredibile. Sì, sì. Uguale, tutti, cioè, tiro fuori cose che non sono state usate mai, capito? Poi non le uso neanche, però dice, potrebbe servire, potrebbe. Più degli chef, vedi, loro fanno tutto con un coltello sempre, no? Come si chiama? Tanto, cioè, il coltello ha un nome particolare. Sì, il trinciante. Il trinciante, loro lo fanno tutto, tu riuscite a fare tutto. Ci tagliate, ci servite, ci cosate, quindi. Sì. Invece ho 16 coltelli diversi. Dal ceppo, capito, li uso tutti, quello che fa la patata tonda, cioè. Sì, però. Comincia a provare questo, però non va bene. Però ogni coltello ha la sua funzione, come boucher per dissossare, e il trinciante per tritare. Venuta questa passione per la cucina? Allora, io da piccolo ho avuto sempre la passione della cucina e dopo, grazie a dei cuochi molto importanti come Gianni, come Christian, come ho fatto la stagione giù al mare, il cuoco non mi viene in mente bene. Comunque cuochi nostri, diciamo, sì. Comunque della provincia di Genova. Lui, loro me l'ha portata, però io già da piccolo ho avuto la mia passione alla cucina, ma loro, grazie a lui, a Gianni soprattutto, che mi ha... Gianni Degidio, che lavora giù al mulino, lo saluto molto. Salutiamolo, certo, particolare, certo. Perché lui mi ha portato a essere così, a questi livelli. Ottimo, perché poi insomma avere un maestro, sì. Un maestro è no? In cui è giusto poi anche è bello ricordare, riconoscere, dare la giusta. Senti, ma l'impasto del tortellone è utilizzabile anche per altro? Se uno lo fa a casa e ha le cose. Sì, l'impasto del tortellone, però l'impasto del tortellone è un po' più morbido del solito perché se no dobbiamo usare nel chiudere il tortellone, se l'impasto è troppo duro non chiudiamo bene il tortellone, in base di cottura si apre. Nella pasta all'uovo, soprattutto la chitarra, tagliatella o un mal tagliato, deve essere molto più duro perché nella cottura se no diventa, non mantiene la sua consistenza. Bene, bene. Okay. Io lo vorrei assaggiare questo impastino. Posso? Sì, no, posso scegliere. Sì, prendo una forchettina, no? Perché sì, sì. Il gusto comunque, prima di assaggiarlo all'interno del tortellone, lo assaggio. Grazie, Carmine. Vale. Così diciamo. Prego. Insomma anche che tipo di... Il tortellone possiamo... È pronto. Questo siamo i piatti? Allora, lo scoliamo. Cioè io penso che questo sta bene anche sopra una bruschetta. Ecco. Esimo? Sì. Ci sta bene pure sopra una bruschetta. È decisamente squisito, squisito. Okay. E soprattutto mettiamo... leggero, eh? Quello che dicevi prima, Carmine, che mantiene. Sì, sì.
Allora, 6 porzioni, c'è una porzione da uno. Ed eccoli. Ti assaggiamo, capito? Ci toccherà fare questa fatica dell'assaggio. È vero, questo è il momento ormai, che ti il momento più brutto della trasmissione. Ma che fa? No, perché dici che è bello, dici molto. Dici lo assaggio. La gente dice, ma come fate? Sono... Non sembra, ma sono momenti difficili. Okay. Impegnativi, perché vedere questo tortellone e dire mo lo devo assaggiare, lo devo rovina così bello, così. C'è un peccato assaggiato. Questa domanda che ti ho fatto al ristorante. Ci vuoi al parmigiano? Sì. Allora, perfetto. Io ci può andare. Ci può andare. Piatti, eccoli qui, eh. Okay. Vogliamo impiattare, siamo sì. Pronti. Okay. Possiamo... Questo è pronto di suo, è già così. Sì, perfetto, è pronto. Possiamo spegnere. Con quella giusta crema, insomma, che proprio allora. Lo rende. Ma quello che è speciale è veramente la consistenza. Succolento. Servono altri due piatti, vero? Facciamo un piatto brutto. Sì, 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 sì. Così. Benissimo. Mettiamo quindi sopra, a chi sopra. un pochino di ci sta farci. Bene. Come sta bene col piatto nero poi, eh? Vero? Sì. Mettiamo. E questo, devo dire che... Quindi sopra, per chi desidera un po' di parmigiano, ci può stare, ci può andare, ok? O un po' d'olio santo fatto oppure, la carne. Oppure un po' di... della sorella, perché c'è tutta una storia che tu non sai. Olio piccante, olio piccante. Una guerra tra gli oli piccanti, olio tra piccante. Lui e la sorella, è tutta una storia. Sì, questa è la storia piccante, non entriamo nei particolari, insomma. Ora, sarà un caso che arriva. E ogni volta che esce il piatto, sì, il direttore delle Monte, va bene, noi salutiamo. È una cosa comunque... No, no, arriva sopra, arrivano gli odori, si espandono in tutti gli studi, va bene. Va bene. Adesso facciamo un po' di decorazione, perché comunque facciamo vedere un piatto proprio decorato, sì. Facciamone uno proprio completo, perché poi anche la decorazione è bello, è importante, sì. Per il piatto dare la giusta, sì. Importanza. I clienti mangiano anche con gli occhi. È vero, sì, soprattutto, sì. Soprattutto, sì. Sì, prima di prima molta attenzione per sì. La preparazione. Che bello, non so che significa. Che cos'è, arancio? Sì, dell'arancia significa fatta anche che c'è un po' di, con no? Bruciata, con il bruciatore all'interno, e del prezzemolo, è un fiore... È un fiorellino di pomodorino? Sì, di sì. Pachino. Ah, di Pachino, bellissimo, facciamolo vedere. Lo mettiamo esposto. Possiamo sì. Farlo vedere? Lo poggiamo qui? Si vede? Vediamo un po' adesso che non vengono da casa, si vede il piatto, eccolo qui. Eccolo, okay, vedete, perfetto. Bellissimo, torterone veramente bello, bello, bello. Di Simone con robiola. Stracchino, funghi e zucchine. All'interno, all'esterno una salsa con panna fresca, speck, funghi e un trito di cipolla. Benissimo. Perfetto. Armando, meraviglioso. E vabbè, io questo, mo io assaggio questo normale, questo lo lasciamo così perché è molto bello. Io la forno, ce l'ho, Antonio, grazie, l'ho presa prima quando ho assaggiato il... Adesso gli altri magari lì. Recapitiamo, voi non assaggiare? Se lo conosciamo già. Già lo conosciamo. Ah, lo conoscete? Come? Ah, quindi lo mangi pure, Simone. Oddio, a me non me li fa spesso. A te no, caro. Simo, questo è, vedi, è un invito. Sì. Un invito, faglielo assaggiare ogni tanto, sì. Sotto, cioè, caspita. Ok. Inizia a preparare il secondo. Che... La particolarità della pasta, spessa... E infatti è quello che notavo, notavo sì. La consistenza della pasta e... Allora, inizio a preparare una bella consistenza. Allora, inizio a preparare il secondo con allora, hai preso proprio metto in flagrante. Un po' di olio. Che faremo il secondo? Allora, il secondo prepariamo un filetto infarinato con delle zucchine, delle funghi trifolati e della mozzarella sopra. Molto col coperchio lo chiudiamo e lo facciamo sciogliere. Perfetto, io non so se dobbiamo andare in pubblicità. Io perché... non lo so perché sono talmente impegnato perché di una bontà assoluta, veramente, veramente squisitissima. Ok, allora andiamo in pubblicità, torniamo tra qualche secondo, intanto facciamo questo sacrificio per voi. A dopo. Allora. Noi stiamo ancora continuando, come vedete, il sacrificio continua, mentre il buon Simone comincia col secondo, giusto? San raviolone. Allora, cioè... il filetto. Prepariamo il secondo col filetto, tipo scaloppina infarinato, dopo mettiamo della mozzarella a fine cottura, della mozzarella sopra che lo faccio sciogliere col coperchio e mettiamo dei funghi trifolati. Benissimo. L'importante di questo piatto sembra facile, ma non è, perché il filetto ha una cottura molto particolare, perché è una carne molto magra e la cottura è velocissima. Ok, quindi attenzione alla cottura, perché il rischio di... Farlo troppo cotto. Troppo cotto. Se è troppo cotto è stoppaccioso, se è troppo crudo no, all'interno è freddo. Buono. Carmine intanto ha assaggiato il raviolone che non... Che Simone non gli fa assaggiare, qui doveva venire a Teleponte, grazie Carmine. Con...
Con, allora, ti tagliamo... Quando stai da soli, che ti cucina? Prima, allora, tutti i cuochi hanno un difetto. Per loro non ci penso, non cucinano mai bene, però per i clienti è sempre importante. Ah sì, eh? Sì, sì, tu ti accontenti, fai quello che ti capita, proprio una cosa... Il problema è che non mi accontento io. Non ti accontenti? C'è Carmine che dice, uè ragazzo, Simo, che tu ti fai... No, insomma... Per forza, allora... La possibilità di variare comunque, forse, fate quello che vi viene in mente, voglio mangiare un secondo, il secondo, il primo, l'antipasto. È molto importante per cucinare il personale, perché puoi creare, con la cottura per il personale puoi creare dei nuovi piatti. E certo, provare anche, provare diciamo nuove situazioni, nuovi piatti. Allora, bravo. Mettiamo in cottura i funghi. Quanto è stato difficile decidere di mettersi in proprio? No, non molto, abbiamo fatto tutto in pochissimo tempo. Nel senso, dal momento in cui abbiamo deciso di metterci in proprio, abbiamo trovato il locale e tutto quanto, è passato al massimo un mese. Ah, quindi velocissimi. Sì, sì. Beh, convinti insomma di fare l'esperienza c'è. L'idea c'era già da un po' di tempo, poi Simone mi ha proposto il locale. Uh-huh. Io non ci credevo perché dall'esterno non mi sembrava piccolino, abituato sempre a lavorare in strutture più grandi. E invece una volta andato dentro mi è piaciuto. Vero, mi è piaciuto, mi sono innamorato. Io personalmente raccolto. Mi ci trovo molto bene. Vabbè, c'è un bellissimo posto. Mi piace il locale, mi piace la clientela che ho, tutto. E poi si crea, ecco, quell'ambiente intorno a Piazza Sant'Anna che è veramente il nucleo storico. Sì, no? Da rivalutare questa zona. Molto storico, con dei musei molto... È bello, è bellissimo. È una zona di Sant'Anna di Apetuzzi, lì intorno. È bello perché poi è raccolto, no? Tutto quello che si fa a Sant'Anna veramente c'ha questa... Sì, museo, si crea questa atmosfera... Sì. Molto raccolta, intima. Molto bella, molto intima, è vero. Allora, risiamo di trifola di fungo. Andiamo. Trifoliamo i funghi. Oh Carmine, che dici? Un goccino di vino, lo vogliamo mettere intanto un paio di bicchieri, proprio un... Allora, trifoliamo i funghi, dopo aggiungiamo... Prima tagliamo il filetto, dopo aggiungiamo lo mettiamo in farina. Se lo fai non intero? No, infariniamo e saliamo Il bicchiere va bene, vero? Mettiamo va benissimo. Qua, il bicchiere da sangue per questa tipologia di vino? Io ci sta la struttura del decanter. O un decanter oppure un bicchiere in pratica a fonda larga, in modo che il vino si possa sentire. Ma il filetto va mangiato a sangue, perché deve sapere tutti i sapori all'interno del filetto. Quando perché con la cottura, col ben cotto, la cottura, il sangue all'interno non si asciuga e non c'è più sapore. Almeno un'ora non stiamo sovrapponendo. Non va pasteggiato subito. Perdonate. Vabbè, abbiamo spiegato il piatto, abbiamo fatto. Infatti dice Pietro in regia, giustamente, non si capisce quello che sta a dire. È che l'alcol è già fatto effetto, appena aperta la bottiglia. Prima ancora di berlo. È vero, comunque voglio dire, un buon bicchiere di vino accompagna ogni piatto, vero Carmine? Cioè penso che sia una cosa. Ci ho assaggiato un goccino Antonio? Sì, dai, certo, dai, prendiamo questi bicchieri. Vai Carmine, prendi, ecco, dai, prendiamo. Saliamo il filetto. Anche perché questo lo puoi fare solo tu pure, non è che... Io ormai... Saliamo il filetto. Dopo Simone resterà. Nella storia di cucine, ma... Infatti dovreste cambiare secondo me il nome, non è più il tortellone dello chef, è il tortellone che posso fare solo io. Quando qualcuno verrà al locale dice, mi fai il tortellone che puoi fare solo tu? Allora mettiamo il filetto. Solo infarinato così? Sì, infarinato. Logicamente... poco infarinato, lo facciamo cucinare. Senza olio praticamente, perché non c'è un proprio un goccio lì. Sì. Perdere l'olio, facciamo cucinare. Vabbè, lo chef penso che non beva, perché insomma è Simone, vero? Quando sì? Simone è quasi astemio. È quasi astemio. Beh, prendiamo noi allora. Solo quando sta. Prego. Accompagniamo. Ecco il bicchiere pieno. Ma dammi naturalmente. Giusto, no, per assaggiare. Molto importante. Cin, salute. 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 Antico. Simone, al tortellone. Cin. Andiamo a scorcare come si faceva un tempo. Prima facciamo si odora, no? Insomma, da buono. Uno che ha vero? Sì. Questo è un Montepulciano, dicevi? Sì. Colline della Mane, quindi nostro. Molto gradevole. Zona di prodotto? Bisenti. Ok. Gradevole, pensavo fosse più forte, onestamente. Da come l'avevamo presentato, credevo fosse un... Sarà forse col sapore del raviolone, ci sta proprio bene. Cioè lo sì, ha... no, diciamo, vero? Diciamo che la cantina Lorenzo fa due linee di prodotto su questo. Sì. Montepulciano, uno è l'Oinos e l'altro è l'Escol. Lo facciamo, lo giriamo. Una struttura, un corpo maggiore rispetto all'Oinos. Ah, ok, quindi portabile. Diciamo tra i due, questo è più o meno... Questo è bella costruzione. Abbinarlo diciamo comunque anche a una pasta a base di panna. Dopo l'hanno spiegato il costo. L'abbiamo preferito... Una linea leggermente più morbida. Ok, giusto. Ah, c'era Simone che stava dicendo, appunto, abbiamo girato il filetto, perché? Sì, perché è molto importante, deve, con la fiamma forte, il filetto con la poca infarinatura fa una crosta che
blocca tutti i liquidi all'interno del filetto, e quello è molto importante. È importante pure questo piatto, e quando viene girato non deve essere bucato la parte esterna del filetto, perché sennò... Quella cosa che si fa a casa, che sì, si buca la carne cuocendo, è sbagliatissima. Sì, la cosa più sbagliata, perché con la... quando si sbuca la carne... Ho visto anche sulla griglia, quando si fa la griglia al camino, sulla brace. Non deve mai bucarlo. Mai, no, mai, perché sennò escono i liquidi, che è la parte più cruda della carne. Si indurisce e non c'ha più sapori. Quello è molto importante. Vedi, tante cose che invece uno pensa di... Esatto, che bucandola pensi che più cuoce meglio. È vero, no, invece è il contrario. La cosa più sbagliata... La salsiccia poi buca. Beh, sì, la salsiccia. Far uscire il grasso lì per un fatto di grassi. Soprattutto quella di pechino. Beh, scoppia pure, perché sì, buca da solo. Niente, ci pensa da sola la salsiccia. Anche la salatura va fatta verso la fine? La salatura della carne? Di solito la carne va salata, allora la carne in griglia va girata e salata, basta, una volta sola. Una volta sola. Quella è la regola molto importante, va girata, salata, basta. Calvi, tra i secondi che scelgono in base invece i clienti? Visto che tra i primi abbiamo detto che c'è una preferenza smaccata del... Tra i secondi, almeno nel mio ristorante, vanno molto o le carni alla griglia, per un buon 50%, soprattutto bovine. O altrimenti in padella. Abbiamo due secondi che vanno per la maggiore in padella, uno è il filetto del borgo che sto preparando Simone, e l'altro in pratica è un entrecost che noi denominiamo ubriaco, comunque è sempre fatto a base di vino Montepulciano Nobile e bacche di Ginevra. Con la glassa di Montepulciano. Io aggiungo un po' d'acqua, perché? Sì, per la cottura, perché 2-3 minuti aggiungiamo un po' d'acqua per la cottura. Dopo che ha fatto la crosta, sì, quindi dai, così. Sì, di cuocere. Dopo tra... È anche la tecnica importante, perché non ci pensa, fondamentale. Sì. No, si perde tutto in un dettaglio. Infatti la differenza quando fai un piatto, ne so, di farlo a casa, probabilmente non ha lo stesso sapore che venirlo a mangiare da te, Simone, è vero? Perché nel ristorante... La Borgante no, è così, Attrezzature che a casa non c'hai, come... Soprattutto la fiamma, per esempio. Voi lavorate con una fiamma altissima, no? Sì, la fiamma è molto importante, perché deve subito bloccare la parte esterna e fa subito la crosta. A casa c'è un fornello, da casa non c'hai la possibilità di fare dei piatti come... Infatti quello che stupisce nel ristorante è che questa la fiamma... Vero. Bene, quanto dovrebbe cuocere? Quanto deve cuocere? In base al tipo di cottura che vogliamo fare. Noi facciamo una cosa giusta, no? Non media, tanto, media cottura, sì, una media, allora, cottura. Media cottura un 5 minuti all'incirca. Ah, ok, quindi insomma, dopo, come vedete, veramente in 40 minuti, 45 minuti siamo riusciti a fare un primo e un secondo. Sono eccezionali, dalla ingredienti base, come la farina, sì, come le uova, allora abbiamo riuscito a fare un tortellone, sì, stupendo. Sì, sì, è vero, molto buono. È contento Simone, gli piace, vabbè, fa piacere insomma, perché... diciamo che ci divertiamo. Quello è fondamentale, ne parlavamo anche l'altro giovedì, il divertimento in cucina penso che sia basilare, sì, vero? Quando mi fa entrare, sì. Quando anche quando non ti... Vieni fuori dalla cucina. A me piace stare proprio in cucina, cioè, oltre a stare in sala ogni tanto mi piace osservare Simone che cucina. Quindi quando ho qualche minuto di stacco cerco di entrare, ma lui... Cerco di perché entrare. Perché è molto importante. Perché lui impara a vedere come faccio i piatti nel caso di un giorno. Non ci sto io, lui... Sì, sì. Può fare. Detto, a lamentarsi. Controlla i clienti. Ha detto che cambia, ha detto che se non ci sei tu, se non c'è lui, lo puoi fare tu. Che cosa? I piatti. Sì. Quindi adesso Carmine farà il tortellone, 10 minuti. Mi farà... La capo il tortellone. Scherziamo. Dicendo pure lo posso fare solo io. Pure tu, no, se non c'è Simone al ristorante, lo chiudo. Fondamentale, fondamentale. Poi in effetti se in due non c'è un giorno libero, niente. Fatti giorno di chiusura. La domenica sera. La domenica sera. La domenica sera. Tutta vita la domenica sera. Andate a mangiare la pizza. andiamoci a mangiare. Tortelloni. Andiamoci a mangiare. Senti, tu quando stai da solo che ti cucini? A casa. Di solito a casa non cucino. Quando non sto al ristorante non cucino. Cucina la mamma. Mia mamma. Ti riposi, diciamo. Un ospite un cuoco una volta, che se non mi ricordo di cose, alla domanda e cucini quando stai da solo, dice guarda, io quando sto da solo, io sono abituato un cuoco, guarda, di ristorante anche insomma, di un certo nome. Sì. Non sono abituato tutte le volte con i porcini, il tartufo,
piatti basta il piatto, cosa, ho bisogno di semplicità. Ho detto uno, pensi, spera, sì, piatto, cosa c'è? Pomodorino, McDonald's, esatto. Dice, ho bisogno di porcherie. Un gusto no? Porcherie nel senso buono, insomma, per carità, sì, nel sì, senso sì, ecco di certo, cosa che paghi in un gusto completamente diverso. Certo. Cioè va a cercare quello che dice, no? È così lontano da quello che fa lui. E mi colpì perché dice, addirittura, capito, l'hamburger, cos'è? Gusto, gusti, no? Sì, adesso. Sì. Vabbè, anche la bontà con quell'hamburger, insomma, ha fatto bene anche. Sì, ma poi c'è veramente. Specialisti. Invece molti cuochi, intervistandoli negli anni, mi hanno detto quando stanno da soli e possono cucinare un po' di pasta con l'olio, olio sì, parmigiano. Sì. Che è proprio la base, la base. Sì, la a me piace assoluta. Anche, piace, penso anche a te, Antonio. No? A me piace tantissimo. Piace uno spaghetto fatto sì, con comanda, capito? No? O magari all'olio, allora. Anche all'olio. Per la chitarra a me con aggiungiamo l'olio, della mozzarella. Mozzarella, ok. Quando la materia prima. Questa è la parte più difficile. La parte prima, più difficile del piatto, esatto. Perché dobbiamo perché mettere. Il rischio qual è, Simone? Allora, dobbiamo mettere la mozzarella sopra il filetto, dobbiamo mettere il coperchio per farla sciogliere, ma è molto importante mettere i funghi sopra. Ok. Bene. Sopra il filetto. Mozzarella è normale qui, anche se tira fuori un po' d'acqua, la tira. Cioè, sì, sì, ma sì, non. Sì, ma come sta andando? Quindi diventa. È fondamentale, crema. È fondamentale perché crea la base del sughetto. Mozzarella mezza praticamente sì, ce ne hai messa? Sì, quasi mezza. Sì. Mettiamo, aggiungiamo un po' d'acqua, poco poco. Un goccino d'acqua. Questo mettiamo, è particolare. E mettiamo. Aggiungere la mozzarella e. Mettiamo il coperchio. Lo facciamo bello fare per 2 minuti, quello si scioglie e è pronto il piatto. Prepariamo il piatto, che dici Carmine? Sì. Prepariamo il piatto okay. Così lo mi una mano, un paio di piatti sì, dai, facciamoci veramente. Oggi non vi va di fare niente, cioè vi siete messi a mangiare raviolone pure tu. Cioè, abbiamo bevuto. Io ho bevuto, non so, voglio dire. E ci siamo distratti. Io ho spostato almeno l'impastatrice, o cioè, proprio niente. Simone, ci so fare solo io, faccio io e tu l'avete lasciato. Ne voglio prendere un paio? Un così. Lo che dici Carmine? Facciamo un paio di. No, ma casomai poi prendiamo uno e poi lo ritagliamo. Quelli piccoli, anche sì, sì, qua mettiamo, diciamo, se vogliamo sì, l'intero sì, sì. E poi ne facciamo delle porzioncine così okay. da degustazione, dei mini assaggi. Beh, è molto bene. Che contorno ci andrebbe? Delle patate al forno, delle verdure. Allora, la patata al forno è più invernale, ma molto estate va più una verdura grigliata, delle verdure ripassate va anche pure. All'inverno vanno più le rape, se verdure un po' più pesanti. Verdure invernali. Sì, tu vai al mercato tutte le mattine. Sì, sì, io vado a fare tutte le mattine la spesa perché il ristorante non è enorme, 40 posti, facciamo sempre la spesa giornaliera. Spesa che fresca tutti sì, i giorni. I funghi, insomma, soprattutto bello. I funghi, queste verdure che mantengono pochissimo, come i funghi, come altri ingredienti. Importante quello, importante del cuoco anche, pure il cuoco è prendere i prodotti di base come i funghi, come la carne, di buono, perché se hai dei prodotti buoni il piatto riesce, la qualità è sempre eccezionale, certo, sì. La qualità da importante è quello. Il chilometro, il cosiddetto chilometro della carne. Zero, certo. Sì. Diciamo, prodotti anche nostri, diciamo sì. Di produttori le nostri, carne importante quello. Delle colline teramane. Delle colline teramane, questo è importante, soprattutto insomma, quella la di valorizzazione, casa. Come dicevi Simone, scusa? Colline teramane vicino a casa tua, vicino sta lì. No, ma infatti anche per la valorizzazione del nostro territorio, che poi insomma abbiamo tutto, abbiamo sì. Quindi no, una abbiamo varietà. La marchigiana, abbiamo vero? Tutti i tipi di carne buone. Bene. No, ci sono proprio dei piccoli. Mo soprattutto l'Angus, mo l'Argentina. Ah, va molto adesso, ma sta carne. Perché è meglio veramente? No, sono allora, sapori la carne, diversi. Allora, sono la carne, diversi. Allora, la carne argentina ha un sapore molto forte. Non a tutti non piace, però ci sono dei appassionati che mangiano questa carne. Sa più di carne, insomma, sì. Più pure il Black Angus. Ha un sapore anche. Più ferroso. Un po' più nervosa allora. Anche. Ecco. No, nervosa no. Ha una struttura grassa maggiore rispetto a questo. Questa è sempre una bella idea, anche per qualunque altro piatto. Il fatto di coprirla con la mozzarella sopra, fa sì, sì. Lo squaglio in crema, guarda che è bellissimo. Allora, il piatto è pronto. Con la salsa che caccia e la salsina, possiamo impiattarlo. Diciamo, impiattiamo qui, diciamo. E poi la tagliamo. Il piatto sì. Madre e poi lo sporzioniamo. La mozzarella, mettiamo la salsa. Questa è anche una creazione tua. Sì, questo è un piatto mio.
Bello, eh? E solo tu lo puoi fare perché... Sì. Ormai sarai il tormentone di Simone per i prossimi anni. Anche qui facciamo un minimo di decorazione. Mettiamo del prezzemolo. Bello, mezzo mezzo. Dei piatti larghi, sì. Cosa vero? Un fascino tutto loro. Lo facciamo vedere bene. Un goccio d'olio di extravergine. Che ci sta molto bene. E poi? Eccolo. Ecco qui, opla. E si chiama, ricordiamo il nome? Allora, filetto del Borgo. Filetto del Borgo. Quindi bene. Con funghi trifolati e mozzarella. Sì. Fiore di latte. Coperto che si scioglie. E ci ho assaggiato. Dai, sporzioniamo, dai, fatelo sì. Voi perché insomma io appena finito il sacrificio del tortellone di altro. Di far male al filetto, quindi facciamolo fare, Simo, fai fino in fondo, insomma, fai un quattro porzioncini, sono quattro piatti, quindi. Ok. Ci proviamo anche questo filetto del questo non l'ho mai mangiato. Subito. Io sono fermo al primo, non so. Gli altri? Va bene così? Dalla facilità di taglio. Si intuisce che la carne è morbidissima. Rimane così morbida dentro poi perché c'è questo passaggio in acqua anche, vero? Gli hai fatto fare quel coso? No, rimane così. No. Proprio la cottura. È proprio la carne. È proprio la carne, si scusa. Sì. Tipo il filetto, ma soprattutto è come viene cotto. All'interno, se vedi, il filetto è ancora rosa. Non sì, infatti sì, è vero, sì. Sì, stavo notando la stessa cosa, sì. Adesso che stai tagliando, sì. Deve rimanere così, insomma, per... Sì. Per assaporarlo. Però molta gente non piace questo tipo di cottura perché mangiava la carne ben cotta. Sì. Però... E questa è una scelta, il filetto o si può fare con altri tipi di carne anche? Io, è consigliabile farlo col filetto, sì. Profumatissimo. Sì. Peccato non possa sentire gli odori perché veramente sono straordinari. Poi c'è questa linea d'unione del fungo, no? Questo tratto d'unione fungo sì, oggi sì. Che è veramente piacevole. Importante mettiamo la salsa. Ci sto pure io, scusi. Sì, sì. Grazie Simone. Prego. Benissimo. Serve il coltello, mi sa pure Armando. Sì, grazie, grazie. Forchetta, ma recuperiamo queste qua. Grazie. Sì. Io recupero una boccetta di queste. Adesso per Antonio. Buon appetito. Ultimo sacrificio. Armi, ci devi seguire pure stavolta, tu, non è che mo. Mi sa che lo so che lo pure io. Vai. Sì. Buon appetito. Secondo me Simone non mi fa mangiare per un mese adesso. Non male. Dita, vai mangiare, è giusto. Tenerissimo. Deliziosamente tenero, aggiungerei. Veramente sì. Buono. Bravo Simone, grazie. Veramente. Gli odori sono veramente una cosa. Sì. Vero? È molto importante anche il filetto. Il tipo di filetto, perché se i filetti sono diversi, ci sono il filetto nostro, c'è il filetto dall'estero, non è tanto, i sapori non sono tanto come quello nostro. Questo è nostrano proprio. Sì, sì, questo è della nostra... Ci sei la prima carne, si sente. Delle parti due, perché tu sei di? Di Canzano. Di Canzano. E perché non fai il tacchino? Una battuta! lo preparo anche. Lo fai, Il tacchino è molto tradizionale, si mangia a Natale. Dove cacciano la Canzano? Eh? Sì, sì. Una residenza, tu non fai... Grazie. Il silenzio che avete ascoltato in questo momento era perché è un silenzio quando si mangia. È vero, no? Perché c'è il rischio comunque che ti va di traverso il boccone. Sì, sì. Mi dicevano. Molto buona abitudine. Come si dice in questi casi, diciamo prima, a tavola non si invecchia, ma il tempo passa, siamo arrivati al minuto zero, quindi siamo fuori tempo massimo. Non resta che ringraziare Simone Carmine del Borgo Antico per essere stato con noi oggi. Grazie. È stata veramente una piacevolissima mattinata. Invitare i nostri telespettatori ad andare a provare questi piatti perché noi abbiamo scherzato, abbiamo riso, abbiamo mangiato con gran gusto, ma provati davvero tutta un'altra cosa. Insomma, io vi invito ad assaggiare il filetto e il tortellone, soprattutto che veramente, siccome lo può fare solo Simone, tra l'altro, è un piatto straordinario. Armando, che dire per salutare i nostri amici? Beh, salutiamo con un boccone di filetto, penso che sia il modo migliore per augurare buon appetito, anche perché insomma siamo nell'orario di pranzo per tutti i nostri telespettatori. Al prossimo giovedì vi salutiamo, ringraziamo Carmine e Simone. L'ultima cosa, un appuntamento oltre che giovedì prossimo con Cucinema alle 15, vi aspetto a 4 chiacchiere a 4 giorni, avrò ospite oggi alle 15 come ripeto, quindi prima della partita avete tempo di guardare tutta la trasmissione. Avrò Don Enzo Chiarini che ci parlerà delle missioni e del suo ritorno a San Pietro di Isola e Silvio Arapio che parlerà di uno spettacolo che stasera tra l'altro potrete andare a vedere dopo la partita. Buon appetito, grazie ai nostri amici. Grazie, per essere grazie a voi. Armando, grazie a voi. Grazie agli operatori, salutiamo tutti.